In effetti l'uomo si è sempre identificato come una maschera, anzi forse più maschera, che utilizza da sempre, insieme ad altri simboli. Ancora un successo, l'escursione per le vie del centro storico, l'appuntamento organizzato dall'Associazione Santa Critelli Onlus, che domenica 12 dicembre è giunto al suo 16° appuntamento. Questa volta però gli organizzatori hanno regalato qualcosa di diverso, mettendo al centro dell'itinerario l'esoterismo. Abbiamo voluto cambiare perché i primi 15 giri li abbiamo dedicati esclusivamente a fare vedere monumenti, portali o vie importanti del centro storico, pure per dare una svolta e dare una relazione completamente diversa rispetto alle prime 15. Questa relazione è una relazione che sono 2 anni che ci stiamo lavorando, perché purtroppo non c'è letteratura in questo senso, e oggi faremo vedere le maschere che insistono nel centro storico, i monumenti, i simboli che sono poco conosciuti perché generalmente sono collocati molto in alto e quindi la gente, pure transitando, magari non ci fa caso e non riesce a comprendere esattamente il simbolo e il valore che hanno questi richiami. È stato un percorso diverso dal solito, alla scoperta di una Crotone semisconosciuta che ha visto una larga partecipazione di pubblico che, appuntamento dopo appuntamento, continua a crescere. Non tutti sanno che il nostro centro storico è disseminato di simboli, sigle, maschere che hanno comunque carattere apotropaico, propiziatorio, e noi volevamo mettere in risalto queste bellezze architettoniche, ma anche tutto ciò che è superstizione, tradizione ed esoterismo del centro storico. Questi percorsi da un paio d'anni sono divenuti un punto di riferimento per i cittadini di Crotone, a cui viene richiesta sempre e solo una cosa dagli organizzatori. Mettiamoci gli occhiali da turista e guardiamo la città in modo completamente diverso, perché è proprio da noi che deve partire il segnale nuovo per rivalutare di nuovo la nostra città. Senza la presunzione di voler insegnare niente a nessuno, Antonio Arcuri e Gianluca Facente, da tempo, partendo da una passione, tentano di sensibilizzare quanto più possibile i cittadini, aiutati anche da diversi amici. Man mano che siamo andati avanti abbiamo pensato di ampliare il raggio di conoscenze con farci affiancare da amici di un certo spessore che si prestano a questo nostro progetto, che come unica finalità è quello di valorizzare il centro storico e cercare di dare una luce nuova alla città. Presenti a questo 16° itinerario anche Marco Angotti, cantante dei The Yellows, e lo scrittore e poeta Daniele Paonessa.